Anche noi ci congratuliamo con il ministro Mogherini e facciamo in bocca al lupo per il delicato compito dal punto di vista diplomatico, soprattutto visti i forti venti di guerra che soffiano un po' da tutte le parti intorno all'Europa. E a parte queste situazioni, volevamo chiederle anche noi cosa intende fare per la questione dell'embargo russo e delle ricadute che questo embargo appunto possono avere sull'economia italiana, specie dal punto di vista agroalimentare. Poi al ministro Guidi, velocemente, volevo chiedere riguardo al TTIP, se pensate di spingere, di fare qualcosa per coinvolgere i cittadini nel processo decisionale, comunque per renderli più informati e farli partecipare appunto a questo accordo che lei accoglie con tanto entusiasmo e su cui noi abbiamo molte perplessità, vorremmo capire quali sono le ricadute positive di cui parla. E soprattutto le volevo chiedere per quanto riguarda le delocalizzazioni, che sono secondo noi un problema fondamentale, cosa intendete fare? Come intendiamo appunto affrontare il tema delle delocalizzazioni, perché appunto parlare di lavoro quando poi spostiamo tutta la produzione fuori è veramente difficile. Al ministro Giannini, velocemente, riguardo alla ricerca, cosa volete fare sulle megacorporazioni, per esempio dei farmaci, dell'agroalimentare o dell'industriale, che spesso appunto influenzano la ricerca? E come intendete affrontare il discorso dell'inserimento sui contenuti dell'istruzione che spesso avviene da parte di organi internazionali, come ad esempio è avvenuto con Olli Rehn quando ha chiesto nel 2011 appunto come l'Italia intendeva affrontare i test invalsi appunto dal punto di vista dei contenuti e non soltanto più dal punto di vista dei fondi. E poi l'ultimo al Giacomelli. Riguardo appunto lo Stato, Juncker ha parlato di roaming, no? Dell'abbattimento del costo del roaming, a che punto siamo quando pensiamo appunto che questo possa avvenire, e riguardo appunto la trasmissione di Rete 4, se le frequenze di Rete 4 continueremo a tenerle oppure se vogliamo dare luogo appunto alla sentenza della Corte Le sanzioni non sono una politica, condivido molto. Le sanzioni possono essere parte di una politica. Se è ben chiaro qual è la cornice, direi la cornice strategica. Credo che ci sia stato nel passato, se pensiamo alla genesi di questa crisi, qualcosa che l'Europa avrebbe potuto fare di più diversamente. Io avevo visitato Kiev da parlamentare 10 giorni prima che scoppiasse a febbraio la drammaticità del conflitto, ed era chiarissimo che c'era una dinamica interna al paese che veniva probabilmente letta in chiavi un po' semplificate, innanzitutto da parte mediatica, devo dire, e poi anche con la politica. Oggi siamo però ad un punto in cui c'è bisogno da una parte, ho detto in Affet stamattina, da una parte di lavorare con grande forza, con grande convinzione, con grande determinazione, possibilmente da parte dell'Unione Europea al canale politico-diplomatico, dall'altra anche dare dei segnali di pressione. Ed è per questo che l'Italia, come presidenza di turno, ha lavorato a implementare le decisioni del Consiglio sul patto delle sanzioni, che vengo qui al punto sulla ricaduta delle sanzioni, che non mi sfugge, così come sfugge a tutti gli altri paesi, perché che siano dell'Unione Europea o che non siano dell'Unione Europea. Io ero ieri in Moldova, dove abbiamo fatto la riunione con il tavolo invaso dalle mele, simboleggiare il fatto che tutti abbiamo un problema. Il punto fondamentale su cui ci stiamo muovendo, si sta muovendo tutta la macchina, a partire dalla Commissione, che è quella che fa le proposte per articolare i pacchetti sanzionatori, è quello di sanzioni, di pacchetti di sanzioni che siano sostenibili da ognuno degli Stati membri, il cui peso sia equamente diviso. E questo meccanismo al momento ha funzionato e noi chiaramente vigiliamo sul fatto che continui ad essere applicato in questo modo. È chiaro che il punto vero non è appunto l'applicare la sanzione non è l'obiettivo. È come avere strumenti efficaci per incidere sulle scelte politiche della leadership russa in questo momento, perché il fatto che ci siano passaggi di armi e di persone
dal territorio russo al territorio dell'est dell'Ucraina è ormai tutto evidente. Quindi c'è un tema di pressione politica, c'è un tema di fare in modo che a questa pressione politica, a questa pressione economica corrispondano delle scelte politiche conseguenti. Anche pressioni su Kiev. Certamente. Io non solo pressioni su Kiev, ma anche un'attenzione fortissima al processo di riforme interne. Io ho sempre detto, sia dal punto di vista del percorso democratico di riforme istituzionali interne, processo di revisione costituzionale, processo di elettorale non scontato, prima quello presidenziale, ora quello parlamentare, le elezioni locali in Ucraina, le riforme economiche che il paese dovrà affrontare, come renderle sostenibili, perché ci sarà, potrà esserci un tema sociale all'interno del paese, possiamo parlarne per ore. Sul punto della ricaduta delle sanzioni sul nostro export, in particolare sono sollevato sul tema dell'agroalimentare, chiaramente non è mia competenza, credo che abbiate Maurizio Martina qui questa settimana, domani, sapete che la presidenza italiana ha preso l'iniziativa, ci siamo raccontati su questo ovviamente durante l'estate, ha preso l'iniziativa di convocare un consiglio agricoltura il 5, quindi in questi giorni, tra tre giorni. È chiaro che c'è bisogno anche di lavorare non soltanto sul fatto che appunto, il peso sul nostro versante sia equamente condiviso, c'è il punto interrogativo su quale tipo, su quale portata abbiano le contromisure, sulle quali chiaramente non abbiamo controllo. Poi arriva anche l'inverno con i gas. Esatto. E questo è un lavoro che in realtà facciamo insieme. Dall'altro lato fare in modo che a livello europeo ci siano degli strumenti di sostegno a quei settori che sono maggiormente colpiti. Sono perfettamente d'accordo sul fatto che ricordava Salini che sarebbe che la vera questione è costruire una politica estera europea che intanto che non sia la semplice minimo comune denominatore, che spesso rischia di essere molto minimo, ma anche che non sia di reazione ma che sia di proposta. Il vero punto è, di fronte a tutte le crisi che abbiamo di fronte a noi, dall'Ucraina alla Libia, passando per l'Iraq, la Siria, il Medio Oriente, si vedevano arrivare. Quindi il punto vero è di costruire strategie propositive di lungo periodo, capaci di guardare a cosa succede con un pochino di anticipo, perché la maggior parte dei conflitti, io sono convinta di questo, il modo migliore per affrontarli è prevenirli. L'abbattimento delle cosiddette barriere tarifarie e quelle anche tecnologiche per il tipico made in Italy, che non è solo il prodotto diciamo alimentare ma sono molti anche componenti meccanici, ha delle fondamentali ripercussioni positive, perché noi potremmo esportare molto di più e avere degli straordinari benefici. Forse non l'abbiamo spiegato a sufficienza e quindi questa è un'altra di quelle cose su cui delocalizzazioni vado molto veloce. Lei ha ragione, noi stiamo facendo di tutto per creare, AST è un caso, ma ce ne sono altri, le condizioni perché le aziende italiane continuino ad avere le produzioni in Italia e soprattutto arrivino anche investimenti stranieri. Mi permetto però sommessamente di ribadire che a volte viene scambiata per delocalizzazione l'internazionalizzazione, che è un altro fattore fondamentale di crescita per le imprese. Io non ho mai conosciuto nella mia esperienza le aziende che siano diventate grandi rimanendo chiuse nel proprio ufficello. Quindi bisogna creare le condizioni perché in Italia si rimanga a fare impresa e si attraggano nuovi investimenti, ma bisogna spingere le nostre aziende a multilocalizzarsi, perché questo significa internazionalizzarsi. Per quello che riguarda il tema della ricerca, del ruolo delle grandi corporazioni o comunque delle multinazionali che talvolta in alcuni settori effettivamente rischiano oppure di fatto esercitano un ruolo egemone, io credo e noi crediamo che sia fondamentale ispirarsi a quei modelli di virtuoso cofinanziamento privato-pubblico come le Joint Technology Initiatives che sono state lanciate il 9 di luglio dalla commissaria Quinn, a cui ho partecipato, che come lei sa stanziano 12 miliardi per settori fondamentali, non solo per il farmacologico, quello dei trasporti e altri di riferimento. Quindi lì diciamo il vincolo di cofinanziamento è un vincolo che evita a priori la possibilità di egemonia impropria. Le quattro sono la vicenda è stata definita, come il collega Assange, nell'aprile del 2010, quindi non
rientra tra le questioni. Quella sul roaming invece è una delle cose centrali, sta dentro il cosiddetto pacchetto continente connesso, è esattamente la direttiva su cui la presidenza italiana punta a trovare la sintesi entro questo nuovo semestre. Sulla questione del roaming, io ho fatto diversi incontri bilaterali con i governi europei in questa fase di preparazione al semestre. Non c'è una, come si capisce bene, una posizione negativa da parte di nessuno. In alcuni stati c'è la difficoltà che i proventi del roaming sono direttamente legati agli investimenti sulle infrastrutture di banda ultra larga. Quindi il timore che è stato è che un'accelerazione sul roaming, che le pubbliche opinioni di tutti gli stati in realtà chiedono, che il Parlamento europeo ha fatto propria, porti, se non è ben calibrata, a una diminuzione degli investimenti. Questo è il punto su cui stiamo lavorando, esattamente per assicurare l'approvazione del pacchetto continente connesso, della direttiva sulla sicurezza e l'accessibilità ai siti, che è un punto anche di civiltà e che la presidenza sta mondo.